pubblico fortissimo anche nella zona di battuta in fondo alla palestra. Il pubblico è accorso in maniera numerosissima oltre la capienza di questo impianto. La Vasto Volley ha bisogno di un impianto dove poter effettuare le sue partite. Il pubblico è sempre più crescente. Corso lungo, poi la sette rinvia, riceve la Ruzzi, alza la reale ancora per la Di Marinis e c'è l'ottavo punto, 8-1, c'è il cambio di campo. Approfittiamo di questa pausa per sentire da Luigi cosa ne pensa di questo tifo dal gergo calcistico sugli spalti. Un tifo fantastico che ha letteralmente trascinato le ragazze vastesi alla riscossa. Senza questo pubblico meraviglioso probabilmente non ce l'avrebbero fatta a risollevarsi da una situazione che si era fatta molto difficile. Purtroppo il Giovinazzo può ritenersi pago di quello che è riuscito a fare qui a Vasto. Tornare a casa con due set vinti per lei vuol dire mettere una grossa ipoteca sul passaggio in serie, sulla vittoria nel doppio confronto, e quindi avere grosse possibilità di giocare la terza partita in casa. Antonella Ruzzi, c'è la Cicolella che respinge, chiede la collaborazione, scaccia e sbaglia, e con la vittoria 15 a 3 la vittoria della Vasto Volley in questo quinto set entusiasmante. In 21 minuti di gioco la Vasto Volley ha vinto per 3-2 questo incontro con il Giovinazzo. Con questi parziali 12-15, 15-5, 13-15, 15-13, 15-3. Amici telespettatori, con questa entusiasmante vittoria e con il pubblico che ha fatto la sua pacifica invasione di campo per portare in trionfo le proprie beniamine, Franco Nardecchia in collaborazione con Gianfranco D'Acco e Luigi Nuzzo vi ringrazia per il cortese ascolto e vi dà appuntamento per sabato prossimo dal Palasport di Giovinazzo. A tutti la più cordiale buonasera.